song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Ebbene cari amici di Just, siamo giunti al termine dell'undicesima edizione del Natale Osmaerm, un successo straordinario che in questo momento sta continuando fuori in esterna in Piazza Plebiscito, dove la Befana in compagnia di Babbo Natale stanno ultimando, diciamo tra virgolette, le consegne di tutte le caramelle, di tutti i dolciumi ai bambini che sono arrivati questa sera. Tantissime persone, nonostante le basse temperature, un'affluenza straordinaria, ma è stato così sempre, tutte le sere, a partire dall'8 dicembre fino a questa sera, giorno dell'Epifania. Noi ringraziamo veramente di cuore tutte le migliaia di persone che hanno visitato le nostre rappresentazioni, le rappresentazioni del presepe vivente Osmaerm, preparate nei minimi dettagli da tutto lo staff degli educatori. Senza gli educatori tutto questo non sarebbe stato possibile, ma senza ogni componente, perché il Natale Osmaerm è una famiglia che entra nel cuore di un'altra famiglia del centro storico, e tutte e due insieme richiamano una famiglia ancora più grande, che la famiglia di tutti coloro che vengono a vivere un sogno chiamato Natale Osmaerm. Questa sera termina l'undicesima edizione del Natale nel centro storico Osmaerm. Facciamo un bilancio. Sì, con stasera chiudiamo l'undicesima edizione, penso che sia un bilancio positivo, data sia l'affluenza di gente che in ogni evento del presepe vivente ha dato la sua massima partecipazione, dando ancora più importanza a quello che i nostri ospiti hanno potuto realizzare nella rappresentazione della Natività, dell'Annunciazione. Un presepe vivente che ogni anno si arricchisce nel suo scenario e nel suo allestimento, con delle immagini che sono sempre più emozionanti e che rendono ancora più magica la rappresentazione del Natale. Io ringrazio tutti gli operatori, innanzitutto i protagonisti, gli ospiti dello Osmaerm, e anche tutti gli operatori che hanno fatto sì che questi ragazzi potessero esprimere al meglio le loro abilità, e non mi resta che dare appuntamento al prossimo anno. Mi sembra manifestazione di grande rilievo, devo dire anche abbastanza emozionante, perché di presepi viventi se ne realizzano tanti, quello con i figuranti rappresentati dai diversamente abili del centro Osmaerm è un fatto assolutamente bello, importante, che dà anche il segno dei percorsi di riabilitazione che la struttura sostiene, e credo che sia un grande gesto di amore, di avvicinamento a questa comunità. Tutta la comunità lertina si riconosce in questo evento, e questo è molto importante. È la prima volta che visito questo presepe, mi sembra di grande caratura, preparato bene, e che dà il segno che la struttura di Osmaerm è una struttura di grande eccellenza per questo territorio, un punto di riferimento nell'assistenza e nella riabilitazione dei disabili.